È vero che non siamo stati lucidi, un po' diversi dal solito, forse tutti questi bei risultati che abbiamo fatto ci hanno fatto diventare leggermente, forse inconsciamente, un po' presuntuosi, perché non si può concedere alla Lazio su palle perse nostre in modo superficiale tre contropiedi così, che ci sono costati la partita. Poi magari ce n'è stata anche un altro o due, poi è chiaro quando vanno in svantaggio il secondo tempo, se anch'io ho provato a mettere la terza punta, si è rischiato di prendere più gol e allora ho dovuto riequilibrare un po' il discorso, che andavamo un po' troppo all'arma bianca, no? E la Lazio per certi versi sembrava una squadra che aspettava, noi facevamo la partita e sulle palle perse loro sono talmente forti che in contropiede ci hanno punito. Poi l'episodio del rigore è stato, eravamo tutti lì, un tiro in porta come noi ne abbiamo fatti tanti, rimpallati da loro, ci è costato il rigore che poi da lì è aumentato il discorso che ho detto prima. Poi noi si doveva fare per forza gol, quindi l'abbiamo provate tante, si attaccava in tanti e su palle perse, come ripeto, si è fatto in modo che chiudessero la partita. Dopo nove partite, sette risultati importanti, due sconfitte sole, una con la Lazio oggi e con la Roma, ci può stare. L'importante è che continuiamo a fare come abbiamo fatto in queste prime nove partite in generale. Sicuramente dispiace per aver interrotto comunque una striscia positiva di cinque partite consecutive, però oggi non è andata come volevamo noi, però avevamo davanti comunque un avversario di altissimo livello e che ci ha messo in grossa difficoltà. Non dobbiamo mai fermarci, comunque ogni partita ha il suo andamento, quindi magari con un gol si poteva riaprire, soprattutto a inizio secondo tempo, poi prendendo il terzo sicuramente non era facile, però comunque la squadra ha sempre comunque cercato di giocare. Sappiamo che sabato è la partita, una delle partite più importanti per noi, per andare avanti nel nostro percorso. Sicuramente la partita la prepareremo seguendo le indicazioni del mister e cercheremo di dare tutto quello che abbiamo, come stiamo comunque facendo in queste partite.